Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ormai non avete bisogno di presentazioni, le nostre tre identità le conoscete. Stiamo per vedere una partita che ci è stata inviata da Gianna insieme al coccodrillo e al dottore. E vedremo schierarsi Elisa, Ash, Amumu, Tariq, Hecarim per la squadra blu e Lux, Riven, Gianna per l'appunto, Miss Fortune e Maokai per la squadra purple. Esatto. Vediamo che subito si vanno a delineare le lane, ma prima si riuniscono tutti per far prendere un buff oppure per gankare qualche Sì, no, sciagurato. è un inizio abbastanza standard per tutte e Sì, due le sì. squadre, a parte due che sono, anzi, tre che sono rimasti in base, uno dei blu e due della squadra viola che si stanno muovendo adesso. Ecco Erano un pochino il addormentati. ridicolo Sì. alberello di Maokai che funge da ward. Eh sì, abbiamo il simpaticissimo Mumu, questo nano È una piccola mummificato. mummiettina, Eh sì. sì, un bambino mummificato. Abbiamo Elisa di Riva Ombrosa, Ashish, Amumu che non ha bisogno di prese per il culo perché fa ridere da solo, Anche poverino. Otarricone, poi Hecarim, non so cosa potrei dirgli. Sembra il nome di un medicinale, Hecarim, non lo so. Prendi un Hecarim che ti passa subito il mal di gola. Lux, Mea Lux, molto fascista. Poverino. Riven, fa molto, non so, a me vengono in mente i Raven, di StarCraft. Gianna col coccodrillo e il dottore ne abbiamo già letti abbastanza. Miss Fortune, non so. Una pirata. Si chiama Sfortuna, poverino. Sì, una pirata sfortunata. E Maokai è semplicemente uno che ha picchiato la testa sulla tastiera e è venuta fuori sta roba perché Sì. non ha Sì. molto senso. Vabbè, mentre iniziamo noi le nostre stronzate, vediamo che in jungle stanno finendo di fare il golem e ora Sì, andranno nelle loro rispettive lane. sì, i due jungler che sono Amumu da una parte e questo Maokai dall'altra hanno Ah. ottenuto il loro buff e Tra iniziano a l'altro, farmare. da sottolineare che tutte e due hanno ricevuto un cosiddetto liscio pull senza smite, quindi andranno subito a prendersi l'altra loro buff e spero gankeranno subito. Sì. Intanto, dottore, dici queste lane, sono fatte bene, male? Sì, le squadre sono molto buone. L'unico pick strano è Hecarim top, che di solito infatti viene messo in giungla. Vediamo poi come se la caverà. E un'altra cosa strana o particolare, comunque, Miss Fortune che ha iniziato con l'Elisir, che di solito lo prende il top per non essere gankato troppo. E basta, credo. Per Sì, il credo resto di sì. tutto normale, diciamo. Sì, credo di sì. Capisco, vabbè, Tech ti chiedevi, vediamo che in mid si stava già muovendo, guardavo dalla minimappa, ma ok, ma sembra che stia già tornando indietro, non so, sta un po' tergiversando, se buttate un occhio lì in basso a destra. Mentre in bot si stanno un pochino stuzzicando, c'è Tari che continua a nascondersi dentro l'erbetta. E niente, top invece vedo un po' in Eh sì, difficoltà. Riven non dovrebbe Eh fare sì. così tanto la bulla perché è un livello indietro a Hecarim. Riven C'era Da anche dove stanno Amumu che qui. stava arrivando. Aspetta, forse adesso Amumu e Maokai si incontrano? No. Forse, dai, vedo che si avvicina pericolosamente. Amumu non fa una grande cosa. Dai, Non dai, invade spostami la di Maokai. E camera. Ci vado io. Ok, ho deciso di andarci io. non c'è lo scontro, non c'è lo scontro. Maokai ha entrambi i buff, mentre Amumu no. Amumu non ho capito perché non si è ancora fatto red. Sarebbe importante visto che lo aiuta a gankare. Sì. Questa di camera veramente non ha capito una menemata mazza di quello che sta succedendo. Ecco che io di nuovo sposto in top dove. E Riven rischia la morte continuando a Sì. far così. Vabbè, ma Riven fa volentieri da esca perché stava aspettando che arrivasse Maokai che infatti carica, stunna. Ah, Ottimo sì. lo stun, ma ci sono i danni da parte di entrambi, quindi. No, con Riven così poco bassa rischia solo di morire. Infatti, secondo Sì. me. Riven scappa con pochissima vita. Con Se Hecarim si fosse un girato ridotto prima sulla quando l'ha testa, sì. gankato, Riven sarebbe morta. Eh sì, mentre vediamo invece bot che Miss Fortune sta bulleggiando Sì. col suo Sì, in realtà regen c'è poco pare da un po' più vedere qua in ampio, sì. bot. In top Riven è costretta a recallare, quindi se già era di livello basso, adesso è messa anche peggio. L'unica cosa buona è che Hecarim non ha più né Ghost né Ignite perché li ha usati prima quando l'hanno gankato. Eh già. Quindi dovrebbe giocare in modo più sicuro. Mentre Riven è un pochino più in difesa perché
Ora si mettono Ah, bene. viene sostituita da Maokai a Sì, tempo Maokai indeterminato. cerca di tenere la linea intanto che ritorna Riven. In questo A modo non perde troppa esperienza. tempo determinato. Sì, l'hanno assunto a progetto, così tanto finché certo. non torna Riven. In mid invece le cose sono abbastanza serene. Beh, Lux è indietro di un livello, sembra. Ma Sì. Riven? E ci vai? Guarda, No, guarda, è aggressiva, è è aggressiva. aggressivo, sì, pensavo di... Ma se si gira e gli girano le balle, l'ammazza. Lei c'ha pure una spada rotta che simboleggia abbastanza bene la sua incapacità erettile. Comunque vediamo Ecco che che ci riprovano. continua l'attacco, è aggressivissima. Mentre Nel vediamo frattempo in forse che mid, fa. salto, E c'è la prima però ora kill. deve riuscire a scamparla, però c'è anche Amumu che la copre. Dovrebbe farcela. Oh, Eh sì, bello, gli è andata grandissima. male perché c'era il Wright che ha iniziato a colpirle. A livelli bassi fa il suo dovere, cioè, Comunque non per buono tanto. mid. Accidenti, Elise Riven di Reef continua a essere Ombrose. aggressiva, non so per quale motivo. Non ha neanche le pozioni per cercare di sostenersi. A noi ci E piacciono le partite aggressive. vediamo ancora, infatti è Sì. costretta alla fuga Guarda e come ce la fa. zompetta, guarda come Sì. zompetta il coniglietto, hai visto? Ce l'ha fatta scappare anche dal gank di Mumu, quindi... A Mumu non si è, cioè non, poi non ho visto bene tutto il fight, ma Mumu avrà già preso il grab. Sì, credo proprio di sì. Quindi... Solo che Riven ha una grande mobilità, quindi se ti scappa riesce facilmente a scappare. Sì. Qua in mid Lux continua a giocarsela contro Lux, l'unica Elise cosa che che può fare è vacilla. appunto stare indietro, cercare di colpirla e sfruttare il raggio più lungo delle sue skill, basta. La vedo un po' male, infatti, Lux, anche perché se tenta un attacco avrà sicuramente la peggio. Sì. Ma come si diceva, la cosa più importante è non farsi ammazzare, quindi per ora ha già fallito una volta. Eh sì, infatti si vede già che è già abbastanza indietro di farm rispetto a Elise. 7 a 5, Sì. per non Mid parlare dei fai lato, quindi lunghetti. dal team purple. Per Sì. ora. Vediamo però come Mumu sbaglia il grab. E qui, insomma, abbiamo visto lo sputacchio di Lux su Amumu. La D-Camera ci riporta qui in bot. Sì, dove c'è Taric che E ora ancora... qui la scaramuccia di top. Sì. Dove, come possiamo notare, si picchiano per ore Sì. senza farsi assolutamente niente. Oddio, Riven sta prendendo tutti i trade perché ovviamente è di livello più basso. E non dovrebbe essere neanche così aggressiva, Ma fanno un danno visto il veramente. tutto. Eh beh, sì, all'inizio non fanno. Maokai che si fa beccare fuori posizione da Amumu. Le sto dicendo, in bot non stanno per nulla attaccando Taric, con quel santo Guardali, guardali questi fuoco due tutto. jungler che si picchiano. Mamma mia. Però Ma Lux ci svegliarsi un mette il attimo prima. Sì, becco. E vabbè, però ha salvato il suo compare. sì, sì. Qua. Ritorniamo mid, dove ormai il divario di livelli e farm è pressoché schiacciante da parte del mid della squadra blu. Ma continuano a cercare il gank, guardali, quei Sì. due fetentoni lì. Ha mollato completamente il top perché vogliono tentare il gank in tre perché dicono Elise è troppo pompata, dobbiamo assolutamente tirarla giù. E invece E no, si invece scappa regaliamogli un Amumu. altro kill a Elise, ma Il sì. flash un po' sprecato da parte di Riven, visto che ormai era morta, aveva ignite addosso. Però vabbè. Abbiamo già capito che Riven è il pro della squadra purple. Eh sì. Attenzione, arriva anche il Adesso Taric, Hecarim, ma anche il arriva. top. Vediamo se Dice, ma ucciderà. perché? Dov'è il mio Ottimo binding di amico? Lux che è riuscito a salvare Sì. Riven, per fortuna sua, sennò sarebbe di nuovo morta. E tra l'altro è proprio indietro Riven, meno male che ha fatto quella kill, che è un po' l'ha rimessa in partita, però se continua così se la prende qua. Sì. Mentre la D-camera ci porta su Mumu, che sta facendo il golem, l'ha appena fatto. Io punto tutto su Amumu. Eh sì, a Mumu è... E Amumu da livello 6 in poi fa veramente male. Infatti in rank viene quasi sempre bannato proprio per quello. Ciao Riven. No, mamma mia! Ah no, sì. Beh, Eh sì, ormai aveva l'ignite addosso. Hecarim a blu, aveva ignite, ha usato l'ultimate. Pensavo che non avevo ancora l'ignite, dico scappa con un HP. E qua c'è un po' una build. Un errore di build da parte di Riven che continua a farsi dell'attacco al posto che della difesa, nonostante sia indietro. Beh, abbiamo già capito che era fubba, fubbissima. Fubba.
Sì, non è il massimo, anche se su Riven puoi fare una build del genere, ma dovresti essere un attimo messo meglio di solito. In Beh, realtà, sono l'unico. riusciti a uccidere Elise, questo l'ha rallentata un attimino. Ah, vediamo stavolta Mumu se Ottimo riuscirà. clash, ottimo ultimate da parte di Jhan. E Notato. il clash da parte di Miss Fortune, ovviamente. Non di Jhan. La cosa buona della linea di Jhan è che Jhan riesce a counterare perfettamente Taric, perché ogni stun che fa, lei risponde con un tornado e quindi resetta un po' la linea. Vabbè, è stata buona anche la freccia di Ashe. Ah sì, ulti di Ulti Miss Fortune. interrotta dallo stun di Taric, Sì. che sennò sarebbe morto. Ma attenzione Mumu a ci Mumu. prova, ma Va che Amu e a un Elise passo che dalla torre. No. Non hanno messo e Jhanna si è l'ignite. salvata in Mamma qualche mia. modo Non hanno incredibile. messo l'ignite. Nessuno ce l'aveva. Miss Fortune si porta a casa a Mumu. Vediamo anche se si No. porta a casa Taric. Se ce la dovrebbe fare senza problemi. Ecco Eh no, qua. in effetti No. su tutti e tre i personaggi nessuno dei tre si era scelto No. ignite come No, abilità. beh, adesso in Season 3 è difficile che un carry abbia ignite. Si preferisce andare sulla difensiva, ad esempio con Clans o Barrier. Comunque Katari che è scappato con uno di vita da Miss Fortune che GG. È stata ottima però l'azione di Jhanna, che è riuscita a scappare con, diciamo, credo 5-10 di vita. Eh sì. E la risposta di Miss Fortune, che al posto di andarsene via è rimasta e ha ucciso quasi Amumu. 3 persone. E Riven invece continua a pigliarsene e rimane comunque lì. Beh, Vabbè, con Riven. questa azione portano a 4-4 la situazione. Sì, Sì. è un pareggio, diciamo, glaciale. Anche Sono anche con i in folle. gold, la squadra pure leggermente in favore con 13.8k contro i 13.5 della squadra purple, ma Certo. sono inerzie. Sì, ha tutti su Hecarim praticamente. O su Beh, Elise. per adesso la build che si stanno facendo i giocatori, come ti sembra? Parte Ma direi niente da dire, credo. Raven che secondo te andava troppo sull'attacco sbagliato, per il resto. Sì, più che altro non ha sustain ed è indietro, quindi io sarei andato più su vita o su qualcosa di più sostenibile. Attenzione però il gank Eh beh, bot tanto gank, si insomma, focussa. Bordello più che Sì, gank. un casino. Ashe si fa Sfortuna. devastare. Nel frattempo qua in top tentano su Riven, ma forse ci sarà il morto. No, no, se Riven è l'è morta. cavata. Sì, no, cioè Riven era spacciata. Guardavo Hecarim un po' se sarebbe riuscito a trovare uno spazio di fuga. Nel frattempo Ashe che era Ultimate un po' andata. sprecata Miss Fortune. Sì, Sì. praticamente Jhanna counterando abbastanza Taric come meccanismi, è riuscita appunto a rivoltare la situazione. Comunque avevano due stun Ashe e Taric assieme, e quindi praticamente Miss Fortune era ferma. Ha fatto tutto Jhanna, che è riuscita a controbattere e a far vincere Miss Fortune alla fine. Sì. Che ora si porta a livello 9. Vabbè, vedo poco attivo l'alberello. Ha provato a fare un po' di mosse, ma poi si è L'albero un po' purtroppo spento. Maokai deve proteggere soprattutto Riven, che continua a giocare in quel modo abbastanza incauto, e quindi Soprattutto non può vedo un fare pochino nulla. indietro a Mumu. Amumu, no, Amumu in realtà ha tutto sto controllo, si vede. Dalla sua Beh, alta espressività. Non Amumu vedi che è a espressione? Guarda che occhioni posto. gialli. E qua è errore di Maokai, che non è andato ad assicurarsi il blu, e quindi Amumu glielo ruba tranquillo. Brutto colpo. Eh sì, Mentre in perché il top se blu ne è. stanno Glielo dando ruba di insieme a tanta Elise. Forse ragione, sarà Elise a prendersele, non a eh. Mumu, Sì, non lo credo che so. sia. Amumu è il suo. Fammi andare a dare un'occhiata. Sì. Sì. No, a Sì. Mumu non ha il blu, ha il rosso per ora, mentre se l'è preso appunto Ma credo Ashe. ce l'ho. O l'abbia Cioè Elise. fatto prima o se lo sta per fare. Non ho visto i timer. Comunque, Riven forse ha capito che è meglio non andarci troppo pesante. Infatti è nel cespuglio nascosto. Credo che aspetti nuovo Maokai, che però non credo riescano a fare molto loro due assieme a questo No, punto anche della perché partita. vedo il ward piazzato proprio lì sul fiume, quindi se prova ad avvicinarsi Probabilmente l'ha visto. Hecarim se ne accorgerà. Eccolo lì, il blu della squadra blu che è rispuntato adesso. Taric dorme. Sì. E qua adesso Taric e Ashe hanno paura totalmente di Jhanna e Miss Fortune. Infatti, se vedete, stanno tutte e due oltre i minion. In questo modo sia Ashe che Taric non prendono esperienza e rischiano di perdere un sacco di oro. Beh, su loro sono sicuro perché adesso non faranno gran creep kill. Per l'esperienza, dai, beh, abbastanza vicini ci sono. Dai, Sì. dai, ancora, ancora, deve morire ancora. Oh, No. mamma mia.
In top se ne stanno dando di santa ragione dall'inizio Più che game. altro è Riven che prova a Sì. darle, ma con scarso risultato. Però lui ha compito altra ulti di Miss Fortune, No, per non me la vede errata. dietro Cespugli, se avesse saputo che Ma era ormai lì. sta facendo la vittima sacrificale per... Arriva anche Lux, flasha dentro il fight. Se la Sì. prendono tutti con il povero Amumu. Più che altro flash fuori da Ekerim che se l'è visto davanti. Attenzione a Mumu, ancora, grab sbagliato. Amumu lo vedo veramente molto brutale in mezzo. Sì. Buona azione da parte di Maokai e Lux comunque, E a Mumu va meno giù. male che almeno Ekerim Mica riesce a fare il male, Kessi, però ma vabbè. Ekerim stava dormendo Buona sugli idea. albori, cioè continuava a No, girare intondo. provava a cercare di prendere Lux, ma Lux ha un raggio. È stato abbastanza bene in posizione perché è rimasto indietro. Ma doveva aiutare il suo Sfruttando. compagno. Ma non poteva fare più di tanto. Perché la cosa sarebbe andare su quello che ha più danno, in quel caso Lux, e tenere fuori l'altro. È che è morto proprio per un pelo a Mumu. Se gli ammazzava il bersaglio anche prima, probabilmente sarebbe morto comunque contro Lux. Però almeno avrebbe fatto l'exp dell'assist del kill. Ma credo l'abbia fatto. Dici, non è. No, è morto prima a Mumu, poi è morto Maokai. E poi. Quindi, cioè, nel senso, a Mumu non ha preso l'esperienza del kill di No. Maokai, mi Ah sa. sì, no, a Mumu no. Beh, Mumu è se si morto per fosse dato primo, una mi pare. mossa, avrebbe fatto prendere l'exp anche a Mumu. Ma sì. Ad Amumu. Amumu. Questo vediamo che mid non succede quasi nulla. Eh sì, Hanno Lux senza un po' ultimate lì. non ha tanto danno a questa fase del gioco. E Karim si sta facendo anche bello aggressivo, che ho addocchiato che c'aveva entrambi i buff. Eh sì, un Ekarim con double buff fa veramente paura. Eccoli, Eccolo qui. ciao. Stiamo giusto tenendo d'occhio. Mi sa Vediamo, che vediamo. Riven se non riesce a scappare, eh sì, ma... Vabbè. Comincia a fare i suoi saltelli, ma. Uff. No. No. Boom. Riven va giù. Per la seconda volta, mi pare, vada giù Sì. dal top. Sì. Qui Seconda, la voglia. Qua la debolezza di Maokai è un genio della lampada proprio, Amumu ragazzi. la Amumu ci mette debolezza di anche del Maokai e suo, ma. Risa. Cioè, se tu flashi a un certo punto, cioè puoi fare in due casi con Maokai, o flashare come ha fatto lei sotto torre, o cercare di flashare in un nanosecondo, che è la possibilità di annullare quella specie di teletrasporto che ha Maokai. Flashando sotto torre, la torre se l'è presa con Maokai e l'ha ucciso in sostanza. Ha giocato bene anche Elise, devo dire. Bella giocata. Vediamo mid, Miss Fortune va a dare un po' una mano, La ma di camera non capisco bene perché decide di sì. farci vedere La Maokai che dicamera si è è rialzato. impazzita questa sera. Io ogni tanto ho dovuto spostarla perché quando vedevo che stavano per accadere cose interessanti ho pensato ben di spostarmi. La linea bot completamente abbandonata per una mega rissa in Sì, mid. ci Eh sì, prepariamo come il l'ha mega vista team il fight. teatro. Maokai Ma fa il comunque Miss giro, Fortune si fa lancia su malissimo. Ashe che è costretto a flashare. Beh, buona azione da parte di Maokai, anche se non è stata seguita dai suoi compagni. Miss Fortune è in una Taric. brutta posizione. Se la beccano fuori gioco è morta. Sì. Taric fa un po' il tank della situazione. Sì, anche se dovrebbe essere Amumu quello Sì, di vedo che si è già fatto la Taric. belt. Eh Però Miss Fortune, la RAS. Ancora. Miss Fortuna. No, ah sì, No, fuori salta. appel da parte di Elise che si è tolta dall'ultimate. Ma ok, non andarci così proprio. Oh, Al ancora, ma suicidio. dai, pessimo, pessimo. Kamikaze. Quello snare è stato abbastanza pessimo di Maokai Ma Okai perché. non ha ancora gli oggetti per fare il tank, cioè non è neanche ci No, assomiglia a un tank. si sta facendo la solare che è un buonissimo oggetto, però doveva aspettare almeno gli altri. Perché erano tutti troppo uniti per andare su uno. Elise, ecco, brava, spostati, che fare il teleporto così proprio alla luce del giorno non è una bella idea. Ah, comunque, non abbiamo ancora detto su chi ci ha inviato qualcosa Amumu, perché su. sei lì? Sì. No, Ciao Amumu, Amumu. no, Amumu, no, Amumu. Presa Si dallo stun, è fatto trovare tranquillo. fuori posizione, completamente fuori Sì. posizione e senza nessun motivo, non c'era neanche l'altro team dietro. Ma Karim non ci ha messo piede in questo teamfight, giusto? Non No, l'abbiamo visto. neanche Riven. Di Riven Se ormai non fosse ce ne stato frega Ikarim, i niente. Viola sarebbero morti tutti. Perché quello che sto dicendo, Ikarim sta diventando veramente una bestia. Sì, vediamo che si provano a fare il dragon. Quel ward Viola l'ha messo troppo indietro, infatti non riescono a vedere il ward che c'è Sì. dentro il pit.
Il che non è proprio. Vabbè. Sono riusciti comunque, ma i blu hanno il timer sul Ma non drive. abbiamo detto ancora nulla su chi ci ha inviato il video, cioè Gianna. Ah, Gianna è quella che sta giocando meglio. 0-0-4 per ora, però. Beh, Karim io lo vedo piuttosto bello, bello lanciato, 4-0-1. Ah, si fa il Phage. No, la Trinity. Vabbè, va bene, l'accetto su Hecarim, la Trinity. Ormai è un oggetto che non si usa più tanto perché l'hanno così nerfato che costruirlo costa troppo ed è poco effettivo. Perché il Phage, che è quello che si è costruito adesso, il martello di legno, costa tantissimo e il suo rallentamento non è poi così affidabile. Infatti è una build che fanno, ma a me non piace, sinceramente. Volevo dire che Miss Fortune si è fatta il 5-0 grazie a Gianna, mentre Ikari il suo 4-0 se l'è fatto praticamente da solo. Il che non è l'ideale perché se Gianna ha preso degli asset, quindi comunque l'oro va in vantaggio di Urca! Urca, Che mazzata! mamma mia! il E c'è burst la. di Che Elise, mamma mia, male gli ha fatto! sì, uno stun di Elise è una morte, sia per Miss Fortune che Lux. Ah, perché Lux ha fatto la giocata che l'ha sgamata, l'ha nascosta, gli ha tirato il castino come per dire: ehi, t'ho visto! E lei, ah, bene, bam, morta! Bellissima Cioè. Lux. Bellissima l'ultima di Gianna che Ash! ha salvato la sua Miss Fortune. Ma che Miss Fortune fa la kill? Vediamo, bellissima però la ulti di Miss Fortune che va quasi a uccidere Taric. Guarda Vediamo se ci Taric, sarà il guarda colpo di Taric. Ma grazia. sarai un Amumu ha babbo. regalato la kill Infatti. a Miss Fortune col double up. Sì, ma cavolo, cioè, Perché ha una skill che vattene. fa rimbalzare i proiettili. Cos'è rimasto lì a fare, Taric? Sì, doveva andarsene via, ma credo che abbia stannato Miss Fortune per farla morire. Sì. Riven ha realizzato che è indietro, l'ha capito. L'ha capito. Adesso sta sotto Cioè, torre, mi sa ma che sta un è pochino inutile che stia sotto indietro. torre, Gli è perché arrivato il Sekerim messaggio dalla regia. all'ultimate se la gira come un calzino. Ce l'ha l'ultimate, Sekerim? Eh sì. Vediamo, Aspetta sì. il momento giusto. Sì. Continuano anche a pingare in top. Eh sì, mi sa che è Riven che chiede aiuto. Già, visto che il ping è viola. Sì, ma chiede aiuto, ma è quasi inutile, perché anche se era un Maokai... Al massimo te lo mandano via un po', ma lui tora. Hecarim può tornare. Eccola lì. Vediamo se stavolta ce la fa scappare. Ce Temagno, l'ha fatta, Temagno. La segue. sì, Guarda la la segue. torre, quanto danno gli fa. No, perché back? Ah, beh, sì, sono arrivati Perché c'è rinforzi. Maokai. Prego un albero. Sono arrivati in 4 in top. Sì, in sostanza stanno perdendo, soprattutto perché Riven ha giocato male. Se Riven non fosse stata a pari insieme a Hecarim, probabilmente sarebbero già stati molto più avanti. Eh sì, ecco Riven. di nuovo la scaramuccia top. Riven va giù e Fa male. E probabilmente va giù anche anche Lux. Lux. No, dai. Sì, sta Oh mamma mia! uscendo. Flash, un colpo. Eh sì, Ok. doppia Maokai scappa. uccisione. Scappa. Ok. Maokai è convinto. Dai, ce No, la no, farai. è. Sì, Dai. guarda, non fa danno, dai, è una scioccazzola. Cosa vuoi che sia buttare giù Elise? Ok, mette. Ash. Ulti di Miss Fortune che Butta una freccia per Ah, pararsi la ok, anche fuga, ultima mi fuga, piace. Taric al pelo, ma Ultima non mi hanno più la seguirà. Mi torre. seguiranno perché Miss Fortune ha la È passiva che gli dà andata, molto sì. speed comunque, quindi Buono riesce a stun. seguire facilmente. Senza la torre erano spacciati. Meno, chi rimaneva indietro, come abbiamo visto, Taricone. Sì. Guarda Vedo quanto è bello che Amumu infuocato, è bellissimo. la Sunfire è una mumma che piange col fuoco attorno. E poi se Amumu prende fuoco, le bende dovrebbero prendergli fuoco. Sì, un rotolo di carta Un igienica che rotolo di brucia. carta. Vabbè, cazzata a parte. La torre mid è andata. 15 a Bene, 10, di ragazzi. purple, Qui sì. Anche i bot praticamente parlano chiaro. sarà il bot a portare avanti tutta la partita praticamente da solo. Sono gli unici che hanno del danno praticamente. Vabbè, Riven continua a farsi del danno, ma continua a morire, quindi. Vabbè. O arriva per ultima in teamfight e pulisce e fa pulizia, o se no fa poco So, niente. boom! Credevano di aver fatto la furbata, invece si sono trovati contro 4. Miss Fortune. Erano sopra un ward. Eh sì. Quindi li ha visti. C'era già o l'hanno messo subito per li uccidere? Che So mi che viene il prima dubbio. c'era, poi mi sa che ne hanno rimesso un altro visto il timer che c'aveva. No, ma c'era. Prima c'era, poi credo che Gianna lo sapesse, ha tirato il tornado, ha messo il ward Oh, sì. e li ha bloccati praticamente.
Pessima Attenzione, però figura se di Hecarim, ha passato il tempo a farmare, a diventare una bestia per poi farsi fregare così. Diamo un'occhiata ai gold, ora è in vantaggio la squadra Purple, mentre prima stava sotto di 2K, ora è sopra addirittura di 1K quasi. E beh, ma guarda che aver Sì. ucciso Eh sì, più che altro hanno. Hecarim è stato un bel guadagno, eh. Quindi era. Esatto. Più che altro in qualche modo Riven è riuscito a tenere in quanto a farm, perché è 158 contro 158, nonostante tutte le kill. Quindi Hecarim ha fatto un pessimo lavoro. Comunque, e soprattutto mi sforzo una 40 creep in più di Ashe, che non è poco. Vediamo però che anche la torre bot dei Purple va giù. Eh E Janna ha due creep. sì, Janna ha due creep. Altruismo all'estremo proprio. Un full supporter, Taric ne ha fatti 15, è stato un po' più ingordo. eh. Perché probabilmente ha tenuto la linea quando Ashe è morto. Oh, buono, buono. Mentre ti stanno piacendo come si stanno buildando i carry? Dici qualcosa? Sì, no, i carry hanno una build abbastanza standard, tutte e due. Mi sforzo la build che è Ma dai, fatta per sfruttare al massimo l'ultimate. continuano a nascondersi in quel cespugliato con la ward. Sì, ma infatti non so se l'hanno realizzato che c'è una ward lì. No, direi proprio di no. O un ward, io lo chiamo. Vabbè, è uguale. Lux ha sprecato un po' l'ultimate, ma. Beh, si è rifatta col binding. Sì, bellissima la ulti di Miss Fortune che prende quasi tutti. Mumu Fuga, è. ragazzi, non siete in grado di organizzarvi. Continuano a splittare, prendono strade separate, non riescono a Il raggrupparsi. problema è questo, se. Ecco, hanno concatenato i blu hanno concatenato bene le ultimate. Peccato che non ci sia abbastanza danno e stiano focussando quello sbagliato. Eh sì. Dai, Ekarim, Vabbè, dai, comunque Ekarim, ce la dovrebbero fanne un fare. altro Ekarim e Eh vai. sì. Buon binding di Lux che si è salvata la vita. In realtà c'è Rischio Janna che suo. ci sta odiando perché ci ha mandato il video e io sono qua che tifo per Ekarim. Sì, infatti. Vabbè, perché Riven è lì in mezzo da sola? Perché? Perché È che si fa ammazzare. Non riesce a ucciderla, eh. vediamo, vediamo, vediamo. Eh sì. Non fa di più. Ekarim sta facendo una strage. Ma sì, ma perché Riven era in mezzo a tre persone, a tre nemici? Perché eri lì in mezzo, Come si Riven? fa a non innamorarsi di questo Ekarim? Che era infidato fa male ed è tanque, quindi è un bel problema. Sì, Lux, certo, Lux. Ciao. Vabbè. La vedo male per Lux che infatti. Da un E. altro rappel perfetto da parte Giù! di Liz. Ashe ci ha fatto una figura veramente. Pessima. E beh, è stato in top Ashe, a pettinare le bambole e adesso non combina niente. ricordatevi solo che Ashe non vedeva Lux, quindi non sapeva se ci fosse o no. Però sì, poteva andare in base, visto la poca vita che aveva. Vabbè, per quello sperava di fare il drago e dare una mano, ma il fatto è che E proprio Elise, non è fare quello stata che ha fatto Riven tenuta. prima. Ecco. Arriva il ragnetto, dà fastidio, però il drago non se lo fanno. Eh sì. Sì, quello che li sta tenendo in vita è praticamente Miss Fortune con tutto il suo farm e i draghi che hanno preso. Sì. Buff E quindi poi per c'era tutta la stata squadra purple. quella kill fortunata in cui si sono fatti sia Liz che Hecarim che si erano seduti sulla ward nel boschetto. Il problema adesso è praticamente tutto si risolverà nei teamfight. Il primo che ingaggia e riesce a concatenare bene le ultimate vince, perché soprattutto i blu in realtà hanno tre stun, cioè tre stun, hanno lo stun di Ashe con l'ultimate che ha a lungo raggio, lo stun, anzi lo snare di Amumu che ha AoE e il fear di Hecarim che ha altrettanto AoE, quindi cioè praticamente i viola se vengono presi sono sempre fermi. D'altro canto, Maokai ha un attimo modo di iniziare col suo snare e Miss Fortune con la sua ultimate AoE riesce a seguire bene. Quindi tutto sta in come riusciranno a ingaggiare e controingaggiare. Perché praticamente di gol sono pari e quindi nessuno dei due ha un vantaggio chiaro. C'è bisogno un po' di organizzarsi. Sì, Una volta tipo. organizzati e focussare bene gli attacchi, Ma forse vince. potrebbero anche cercare di fare la differenza con un Baron, non Sì. so. Forzare Baron adesso sarebbe un vantaggio per i viola, credo, perché con l'ultimate di Maokai riescono a farlo meglio. Non dovrebbero aver paura di un ingaggio del team blu. Perché l'ultimate ricordiamo che blocca buona parte dei danni che ricevono. E poi li restituisce, sì. Sì, e poi restituisce. E la può tenere attiva fin quanto vuole, finché ha mana data inattiva. Un ulti sgrava, diciamo.
Sì, però è difficile da usare, più che altro certo. perché devi beccarli giusti, perché non ha un raggio molto grande. Famoso genere di skill, no mana, no party. Esatto. Lo stun non prende nessuno, solo i creep. Sì, l'ha fatto soprattutto per fargli paura e Sì. non farli ingaggiare. Vediamo il team purple, si prepara un'area di difesa della seconda torre mid. Miss Fortune comincia ad arrassare i creep. Eh sì, qua devono cercare di pulire le ondate il più velocemente possibile per non farsi beccare la torre. Sì. Tutto sarà nello stand di Elise o nel binding di Lux adesso l'ingaggio. Appena riescono a prenderne uno, ci entrano e boh, parte. Comunque quel Lekka rinfarmato così a livello 17 fa paura. Eh sì, ora che si fa togliere la vita e Riven si fa beccare fuori gioco. Sempre aggressivo. Sì, il problema è che stando così aggressivo e non avendo raggio d'azione, cioè proprio raggio per gli attacchi, si fa forzare del danno gratuito. Vita e Magic Resist. Oddio, quella build di Riven sarebbe la build giusta da farsi. Il problema è che dovresti avere più kill, perché Riven è fatta per letteralmente snowballare in linea, cioè l'effetto palla di neve, più scendi più diventi grosso. Sotto. Cioè se tu hai una kill con Riven poi continui a farne, un po' come Ikarim. Sì. Mi Tutte e due sono dei buoni snowballatori, o come piace volete sto chiamarli. termine, snowballare. È un mix tra una bolla e lo snowboard. No, è Esatto. proprio il concetto della palla di neve che rotola e diventa sempre più grossa e Quella dei diventa una cartoni valanga. animati. Sì. Ne lanciano proprio una piccolina piccolina, comincia a rotolare, in 10 secondi è diventata una valanga. Se vedete, Ikarim dopo la prima kill ne ha fatte altre 7. Tra l'altro 4 in 20 minuti, tipo. Intanto però è stato comunque superato dal 9-4-2 di Elise, ne ha fatta una in più. E anche Miss Molta due, tre Fortune volte in più, però. 9-2-1. Miss Fortune è stata bella aiutata, diciamo che Sì. il merito delle kill di cioè di Miss Sì, Fortune è da smezzare. sì. Ma direi 2/3 della kill delle giocate l'ha fatta Gianna, che l'ha salvata e ha controingaggiato. Però anche Miss Fortune, devo dire che se l'è cavata strabene. E a Mumu. Miss Fortune che ora fa malissimo, Sì, Gira che te ne gira, Miss Fortune Mumu. sta facendo una build quasi completamente per l'ultimate. Infatti non ha attack speed. E non ha attack speed anche perché la sua abilità ha la passiva che gli dà attack speed, appunto, quindi non ne necessita subito. Diciamo che Ashe va un po' a compensare Riven perché è un pagliaccio sto Sì, Ashe ha avuto Ashe. una laning phase abbastanza dura, visto che Gianna gli 0-3-8. ha counterato tutte le azioni che hanno fatto. Ottimo lavoro di supporter, quindi. Brava Gianna. E ora qua siamo di nuovo al cosiddetto duello alla messicana, cioè i due team che si guardano per ore, tipo western, Stallo alla messicana, sì. cercando un ingaggio. Sì. Il primo che sbaglia muore. Esatto, se riescono a tirare un binding o uno stun su un carry o su Riven in quel caso, e praticamente fanno vincere il teamfight in questo modo. Sì. Ecco appunto, Ma nella l'unico... corretta definizione dello stallo alla messicana dovevano essere in tre, mi sembra, giusto? Eh sì, vabbè, qua è una cosa un po' più Questo è per un pugno di all'altezza. dollari. Questo è uno stallo alla messicana in 5, in Sì. 10, via. Poi c'è Però l'iniziazione da parte effettiamo dei si Bjorn che... lanciano. E Liz si salva come al solito con la sua, con i suoi riflessi, riesce sempre a tirare la skill al pelo. Buona Taric, ultimate anche lui, rischia buona un ultimate di Miss sacco. Fortune che riesce a mandare via l'iniziatore primario della squadra. No, che cavolo manda via? Stavo scherzando. Manda via Targ, scusate, credevo fosse Amumu. E Si sono salvati niente, i tutti. Viola l'hanno difesa bene quella torre perché sono riusciti a controingaggiare e anche se sono rimasti poca vita nessuno è morto. Infatti sì, un fight senza morti, un team Mega fight per fight. entrambi, cioè. È stato una... Beh, lì è un po' di poker così a gratis. Gianna perché... Gianna. Mamma mia, Gianna, la vedo malissimo. Infatti ora arriva Ekarim, però non finisce il lavoro. Ecco qua che va a finire il lavoro su Gianna. E Gianna va giù. Amumu, scappa, Miss bravo, Fortune flash. invece... Mamma mia. Eh beh, ci teneva a farsi ammazzare Riven Sì, sì, perché sì. sono Riven ha sicuro. avuto la... L'intenzione era quasi giusta. Quasi. Mumu si è Peccato salvato con pochissima che... vita, pelo guardate. Eh sì, Quella perché freccia che ha se messo. Riven arriva ha un danno abbastanza alto comunque, perché si è fatta tutta danno. Quindi se fosse arrivata in modo un attimo più sveglio, o comunque se avesse avuto un Maokai che gli avesse dato una mano, li avrebbero uccisi tutti.
Mumu non ritorna in base perché Ma no. si sente a suo agio. È Dino un figo Mumu. sa che ci sono due morti, quindi è tornato nella sua giungla, non dovrebbe avere timore di niente. Tutte le linee sono pushate a favore dei blu, quindi è abbastanza sicuro. Sì. E niente, adesso la situazione si sta calmando un attimino. Sì, sono tutti tornati in base, si stanno Beh, preparando un po' per difendere e contestare il Baron, mi sa. Perché infatti Maokai ha messo un ping nelle vicinanze. Ultimo fight decisamente eccezionale, cioè massacro totale e nessun morto. Sì, a parte. Complimenti a entrambe le squadre. Sì, poi è un po' degenerato dopo con due kill da parte dei blu che li ha Perché portati in per me vantaggio. dovevano beccare subito oppure continuare l'attacco. Stando lì fermi si sono un po' divisi. Sì, in sostanza sì. Più Mentre che ora provano a altro. fare il drago. No, se lo fanno, mi sa Vabbè, perché. sì, certo, se lo fanno. Ekarim ora ha Oracle che ricordo funziona come un ping ma in movimento. Non ce la fa, Ekarin, resta sempre un kill indietro a Elise. Sì, c'è la gara che fa più kill praticamente. Però Ekarim credo. No, scherzavo. Sì, no, invece ha più oro di Elise. E io farei ancora i complimenti a Gianna che non è ancora mai morta, quindi Sì, ma è complimenti. morta 3 volte, una nell'ultimo Ah team no, fight. scusi, sì, 3 volte. Sì, ma devo dire che è morta poco rispetto a tutti i suoi compagni. Quello zero sono i kill, purtroppo per lei. Oh, Sì. no, avevo la grafica. Ecco che era, va bene, sì. Vedevo Sì, purtroppo è per 3-0-10, che fortuna. cacchio dico. Tarik è fuori gioco. Tarik, È mamma mia. morto. Troppi slow. Sì, anche se tank la vedo male. Flash sprecato da parte di Tarik, era inutile ormai, Maokai l'aveva preso. Voleva tentare la provata, ma. Ho Poteva flashare prima. cercato di flashare al di là degli alberi, perché comunque ha flashato in linea Sì, retta. oddio, era un muro un po' grande, ma il problema è che poteva flashare o quando appena veniva preso o non più, perché ormai era morto. Riven, fuori Riven. gioco. Ciao Riven. Lo vedo male, arriva No, Crash arrivano a Remedy. salvarlo. Beh. Gianna. Ultimo, buonissimo ultimate di Miss Fortune che ha. No. Accidenti, che Vabbè. Eh massacro. sì, qua è quello che dicevo prima. Se riescono a concatenare bene le ultimate come hanno fatto adesso i blu, riescono a vincere facilmente il team fight perché non, i viola non hanno possibilità di muoversi. Ma anche i Vartor non hanno fatto grandi sbagli, solo che Miss Fortune in mezzo lì ne Eh sì, Miss Fortune, prende tante. lo sbaglio è stato Riven che si è fatta trovare fuori gioco e a quel punto i Viola sono riusciti ad approfittarne e a uccidere tutti i rimanenti. C'è da dire che ne sono usciti talmente malconci i blu che non se la sono sentita di pushare, quindi non prenderanno vantaggio. Sì, potrebbero fare Baron a questo punto, visto che sono 3 morti, ma non so perché non se la sentono. Tra l'altro hanno un Oracle, perché non lo fanno? Vabbè. Decisione loro. Vabbè. Comunque, vediamo. Ormai vediamo i primi livelli 18 qua e là. Ora il problema è che il divario tra i due carri si sta pian piano assottigliando visto che stiamo andando late game. E late game è leggermente più forte quella che si è disconnessa, Ash. E Ash ha lasciato il gioco, così colpo di scena. Ok. Sei rigolpo Bentornata. di scena. Oh. Tarik perché si sta facendo ah no, ok, lo lasciava Ash. No, infatti non capiva. Va bene, niente di particolare. Riven. Ok, Riven si sta facendo la Black Cleaver che non è una cattiva idea, anche se avrei preferito un po' più di vita da parte sua. E niente. E niente, partita un pochino moscia Eh questo sì, adesso tutte e due hanno paura di sminuto. ingaggiare. Hanno tutte e Eh due sì. paura Anche di ingaggiare. perché chi sbaglia adesso è quasi Eh sì, finita. sbaglia paga. Comunque Qui attenzione. a Mumu avrebbe Sbagliato. probabilmente perso direttamente in 1v1 perché abbiamo visto che le stava Sì, prendendo di brutto con il uno view, a 2v1. Mumu ovviamente non ha molto danno essendo Eh no. un È tank prima. andato a prendersela con Riven che sì, è stato un po' il babbo della partita, ma in questo fight abbiamo notato che comincia a sentirsi bene. Riven è un buon duellante perché ha comunque uno stun e un knock-up nelle sue abilità e uno scudo che a livelli alti è molto forte. Abbiamo il Vedete, team Purple che si sta però piante. prendendo il Baron. Eh sì, ora che il jungler della squadra blu è morta, possono farselo praticamente gratis. Eh sì, Baron preso per la squadra Purple.
E ora la faccenda si fa tosta. Ora probabilmente faranno un team fight se approfittando del bar. Miss Fortune Sfortuna aggressivissima, eh. e Tari fuori gioco. Tari che mi sembra la Riven dell'Endgame. Si è fatto beccare fuori gioco proprio come un nabo. qua, e Tari va giù. E qua ora i Viola continueranno ad approfittare di tutti questi piccoli vantaggi che stanno andando ad acquisire. Karin, però, che lo vediamo E si è costretto a rinforzato da beccare. usare il Ghost, tra l'altro. Eh sì. Una Vediamo freccia. costretto a beccare. Ulti che prende Raven. Ulti fatta soprattutto per difendere la torre adesso. Sì. Più che altro non so se sia una grande idea perché. Vabbè, no. Ok, perché praticamente, beh, il cooldown dovrebbe essere ormai a circa un po' più di un minuto, quindi non è un problema. Perché ora la cosa è tenere tutte le ultimate per il prossimo teamfight. Tenere sia ultimate che flash tutti attivi per il prossimo teamfight e cercare di approfittarne il più possibile. Sì. Ormai me la sento di dire che siamo agli sgoccioli. Team Purple forse molto in vantaggio, dico una cavolata. Sono in vantaggio per quanto riguarda il controllo di mappa, se non sbaglio, perché comunque adesso hanno tutte le linee pushate e basta. Li vedo un pochino più Tra l'altro, aggressivi, però. Cerna dovrebbe piazzare qualche ward anche nella parte sud della mappa. Ora, se notate, sono tutti intorno al blu e li avevano messi in sostanza per proteggere Baron, credo. Ancora ha lasciato il gioco Ashe. Eh sì, ma mi sa. Ho paura che perderanno. I blu perderanno praticamente perché Ashe si è disconnessa. Beh, per l'ennesima volta, forse avrà Spero, problemi di spero. lag o non so. Eh sì, capita ogni tanto. Beh, Ashe di livello 18 abbandonato così. È brutta, Eh sì, soprattutto perché è la di carry, cioè che è quello che a questo punto della partita fa più danno di tutti. perché è 0-3-12, cioè parliamone. Vabbè, ma comunque ha farmato abbastanza e ormai, se notate, ha quasi gli stessi oggetti di Miss Fortune. Eh sì, quello che vuoi, però nel senso se uno ha quel punteggio magari anche con gli oggetti più belli del mondo giocherà maluccio. Ma in realtà non ha giocato male, il problema è appunto che Janna gli ha counterato ogni tipo di azione che hanno provato a fare Tari che Ashe. Cioè, se avete notato, a un certo punto ha tirato sia l'ultimate Ashe che lo stun Tari che, e nonostante tutto sono riusciti a perdere. Ancora squadra purple che si fa il drago senza problemi. E qua, visto il timer, mi sa che i blu si arrenderanno. Paura. Oppure ci sarà Oppure ci il sarà. push definitivo. Probabilmente o i purple capiscono che Ashe è assente. Ah no, eccola, tornata. Ok, si è riconnesso. Giusto, Già, giusto per il fight. esatto, giusto in tempo per l'ultimo team fight. Sì. Vai o spacchi, insomma. È Certo. tornato, gli hanno messo sull'armatura, il cappellino, la visiera, gli hanno detto dai su, vai. E via, si ingaggia subito, ottimo però la ulti di Miss Fortune. Massacro. Mamma mia, eh sì. Qua. Qua è stato un Bella errore ulti di gravissimo di Lux. Amumu che ha face checkato un cespuglio e si è trovato Riven in faccia Mamma mia. e poi il team blu si è trovato un po' impanicato e ha sprecato tutte le altre ultimate. Sì. Mi è piaciuta la ulti di Lux che ha beccato Tarik che era Tari appena fuori stato gioco. curato, ma. Ora per il team blu è praticamente finita. Si aggiudica la partita il team purple. Vediamo il Un flash però. flash rappel da parte di Elisa. Colpo, No, no. è scoppazzata l'ultima la Guardian Angel. Vabbè, Guardian Angel è un po' spaccata la parte di Elise, ma Tutto il team blu è stato ucciso, quindi Elise vittoria da parte del è team purple. una vittoria meritatissima, secondo me, Sì. a parte Riven, che ha giocato un po' male, ma alla fine si è un po' Ashe che ha schiantato. disconnesso, ma te Complimenti l'ho comunque anche detto. a Gianna. Anche se ha Complimentissimo a disconnesso, Gianna e a Miss Ashe Fortune non che hanno era. praticamente portato avanti la partita, soprattutto mid game da sole. Ma sì. E anche comunque alle cecchinate di Lux che l'ha giocata bene. Nonostante l'inizio un po' difficile, ricordate che si è fatta fare il first blood. Va E boh. bene, con questo abbiamo finito la partita. Noi, come al solito, prima di salutarvi, vi invitiamo a seguirci anche sul nostro canale. Siete il protagonista, trovate il link nella descrizione e anche nel canale del dottor Yasuke. Che trovate linkato nel canale di Sei tu il protagonista, sì. Perfetto. E niente, al prossimo video e continuate a seguirci. Ciao ciao! Ciao ciao. Ciao.